Aveva bisogno di una vittoria per rilanciarsi in classifica al San Nicolò e soprattutto per dare un calcio alla sfortuna di questo avvio di stagione. L'avversario di turno, per giunta in trasferta, non era per nulla dei più semplici, ma a Recanati la formazione di Massimo Epifani ha giocato con una certa padronanza, imponendosi con un secco 3-0. Recanatese distratta, nervosa e con poche idee a centrocampo, dove la squadra di Possanzini ha cercato troppo spesso il passaggio orizzontale anziché la verticalizzazione. Mordini nell'uno contro uno con Massetti ha fatto vedere buone cose, ma ai giallorossi è mancato soprattutto l'apporto dei giocatori più esperti come Miani, Cianni, Falco. La squadra di casa ha cercato di sorprendere i teramani presentandosi con una difesa a tre, ma Epifani è stato bravo inizialmente a schierarsi con un 4-4-1-1 per poi passare dopo pochi minuti al suo modulo preferito, il 4-2-3-1. Prima della gara gli inservienti hanno irrigato il sintetico del Tubaldi, nonostante la pioggia caduta in nottata e per gran parte della mattinata. Il San Nicolò parte bene. Dopo pochi secondi Mozzoni lascia partire un traversone dalla sinistra, Liotti esce male e smanaccia, evitando però che Traini e Massetti possano impattare con la sfera. Superato il pericolo, i leopardiani iniziano ad alzare il baricentro. La girata di Miani non inquadra lo specchio della porta, mentre poco dopo la rasoiata di Mordini termina sul fondo. Il vantaggio ospite arriva su calcio di rigore. Angolo per i biancazzurri. Milillo di testa fa da sponda per Traini, che viene toccato da Liotti. L'arbitro assegna la massima punizione, che Traini trasforma per il terzo centro personale di questa stagione. Da questo momento in poi la Recanatese sparisce, commettendo una serie incredibile di errori. Il 2-0 ospite nasce da una palla recuperata da Traini in contrasto con Falco. L'attaccante di Epifani riesce ad appoggiare per Massetti, che con il destro trafigge Liotti. È il 36esimo. Reazione giallorossa con il traversone di Patrizi e il colpo di testa di Fioretti. La sfera termina sul fondo. Prima del riposo c'è anche il tempo per registrare un palo timbrato da Napolano. Il tapin di Massetti viene invalidato dalla sua posizione di offside. Con il doppio vantaggio il San Nicolò se ne torna negli spogliatoi, mentre il pubblico di casa non gradisce la prestazione di Cianni e compagni. Nella ripresa, al decimo occasione per i marchigiani, Ciotti interviene in maniera goffa, Miani però non inquadra lo specchio della porta. Dentro D'Angelo, al posto dello stesso Miani, Recanatese più vivace, le due squadre creano un'opportunità per ciascuna. Per il San Nicolò sbaglia Stivaletta. Per i locali, Mordini serve un assist al bacio per Fioretti, Ciotti si supera. Alla mezz'ora la terza rete degli ospiti, che manda la partita in ghiacciaia. La firma è di Moretti, subentrato qualche minuto prima a Traini, che si invola verso Liotti dopo l'errore di Patrizi. D'Angelo è piuttosto nervoso, rimedia il secondo giallo e doccia anticipata di un quarto d'ora. Poi solo normale amministrazione per gli abruzzesi, che se ne tornano a casa con i tre punti e una classifica indubbiamente migliore. Recanatese invece in piena zona play-out, due punti appena conquistati nelle ultime quattro giornate.